alzarti mai. Abbronzatissima. Io ti amo e tu lo sai. A due passi dal mare. Ma mi chiedo come fai. Com'è bello sentirti. A restare dove stai. Per ore al sole senza alzarti mai. Neanche siamo in spiaggia che tu già ti sei sdraiata. Guardi il sole in faccia con la faccia impiastricciata. Di quella robaccia che ti sei comprata. Siamo sulla spiaggia. Il sole ghiaccia stregata. Al sole Fruscoli Beach. You understand me? C'è capime? Ok. Allora, qui è una spiaggia bassa. Bassa, vedete che non c'è scalino, niente. Ci abbiamo 50 metri a un metro e mezzo, sempre costante. E qui adesso cominciamo le nostre interviste ai concorrenti che stanno cimentando in una gara su questo campo spietato. Qui il primo a essere intervistato è Pocarini Severino, un caster man della Madonna che fa presura ogni volta negli stadi. E ha finito il filo del mulinello. C'hai i mulinelli rossi. Quadri mulinelli, prego. Mulinelli rossi perché è un catto comunista. Adesso ha bruciato tutte le bandierine perché il partito comunista si convoglia nei PD. E poi qui avevamo un altro concorrente, Tim Daiva. Eccolo. Allora, cosa ne pensa di questa competizione oggi? È una caghetta. Come una caghetta? Ah, dico. Perché? Trovi difficoltà con il mare mosso? No, no, il mare mosso no. E con cosa sta toccando? Con dei piramidon? Piramidon. Ed ora qui vediamo un po' di catture del nostro garista Severino Beach. Sono mormore, 5 belle mormore e una triglie. Bene, le aguglie cosa facciamo con le aguglie? Ed ecco, inquadriamo un bel ground. Visto? Roba seria. roba da grandi. Comunque, signor Micilli, andiamo dai prossimi concorrenti. No, aspetti un attimo con quella fotocamera spegne. Signor Micilli, dei prossimi concorrenti. 50 metri per traversa fa. Sì. Ciccio. Ha preso anche a mate. Buongiorno. Buongiorno. Lei come si chiama? Violini. E finora cosa ha preso? Niente. Un rigatino? Come sta andando la gara? Come sta andando? Io sono sempre ai botti, ho sempre rotto. Quello capita. Consigli tecnici per un mare un po' oggi un po' arrabbiato.
Finora si stanno pescando delle mormore, dei saraghetti, però ancora pesci grossi niente. Violini al lancio. Aspettiamo le tagliatelle. Come so che lei è anche proprietario di un negozio. Cosa mi sa dire dei materiali che si possono usare oggi? No, io i materiali non sono un intenditore. È un negozio per hobby, non... Va bene, però conoscerà i materiali. Oggi, secondo lei, che canne si potrebbero usare con un mare così? 5 once basta, quindi partite da 5 once, abbiamo 125 grammi. Bene, grazie. Sentimiento de Elvis Martínez.